Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati qui su Expedition Viking, episodio 66. Allora, stiamo continuando ad esplorare la zona qua. Non ho tagliato perché ho paura che... In genere poi quando metto in pausa si triggerano sempre le cose 2 secondi dopo che metto in pausa. Però quando non metto in pausa invece succede niente. Non succede niente, tipo adesso. Allora, qua c'è una Amber. Tempaccio del manga qua comunque, posso dire la mia? L'ho detto. Allora abbiamo visto un po' tutto, allora per cui andiamo. In realtà no, perché dentro la cittadina non abbiamo visto niente, poi c'è il ponte che chiude, non si vede niente, è tutto nero. Allora, possiamo rubare delle cose? Sì, allora prima di tutto rubiamo. Cosa straniere ci dice tizio? Mette l'altro da 10? No. Va bene, allora dove che era l'altra? Ambera, qua, Ambera. Dobbiamo entrare nella cittadina. Scusatemi, Flafford. Si guarda, si... Ah, ti guarda intensamente i piedi. È rotto come una barbabietola e... continua incessantemente a girarsi i capelli. Qual è il problema? So che sei andato tra le mura a parlare con le persone, non è vero? Hai visto per caso un uomo? Here's my senior, cosa vuol dire? 10 anni più vecchio di me, con capelli rossi e una barba fine, rossa. Potrebbe indossare una tunica gialla con un cosa blu? Chi è lui per te? È mio fratello, si chiama Theodore. Si è unito alla legione tempo fa, ma l'ho convinto a lasciarli una notte fa. Ma non è mai più venuto a trovarmi, deve aver cambiato idea, forse lo hanno convinto a restare. Se mi aiuterai ti ricompenserò in qualche modo. La mia famiglia un tempo era ricca, ho ancora alcune cose di mio padre. Perché sono unito alla legione? Per prendere del cibo perché avevamo fame. Ha funzionato, ma ero troppo preoccupata per lui. Come lo riconoscerò? Puoi chiedere per Theodore, ma appunto dei capelli rossi e ha una barba. Sì, prendi il sedio schiuso e un giro di parole per dire che non è che una barba poi particolarmente importante. Dove pensi possa essere? Solitamente ci vedevamo fuori dalle mura, ma non è mai più venuto. Deve essere da qualche parte dentro la fortezza, almeno posso sperare che lo sia. Va bene. Ok, allora dobbiamo fare anche questa investigazione qua. Questa donna. Qua c'è qualcuno di cui parlare? No. Albinus? No, niente Balbinus. Allora entriamo e vediamo un po' che cosa c'è qua. C'è roba da rubare? No, però c'è proprio furto, per cui no. Direi di no. Allora, Quinto Fabiano qua c'è. Qui c'è un uomo e una cassa, ma la cassa non è difesa, quindi. Ma è vuota. Allora, vediamo un po'. Ignazio, Priscilla, Laurentino, tutta gente con nomi romani comunque. Ah, questi sono i tizi di prima con cui non abbiamo parlato. Ma vediamo un po' cosa ci dicono. Smetto di parlare quando ti avvicini. Uno ti dà il benvenuto, prima che ti allunghi la mano mette un'espressione forzata d'amicizia. Wassal, mi chiamo Kutrod, posso aiutarvi? Ero solo curioso di cosa stavate parlando. Hanno fatto questi
nei tunnel hanno fatto un grande scaffolto, forse, ma non ci hanno mai pagato. Non siamo equipaggiati per occuparci di loro, così non abbiamo i mezzi per andarcene e ci affidavamo sul loro pagamento per poter continuare, insomma. Posso aiutarvi? Sembri qualcuno che può farlo. Loro pensano che quello che abbiamo fatto per loro faccia schifo. Credo che l'umidità in quei tunnel di sicuro fa rovinare il legno. Qui sembrerà sempre così. Era un pagamento di 50 pence. Ho cercato di ottenerli, ma ci hanno spaventati, rendendo chiaro che non avrebbero mai inteso pagarci. Quindi mi dovrò fare? Gaius Elius è quello che si occupa delle loro provviste. Ha una sorta di negozio giù. Vedi tutto quello che cui hanno bisogno tranne noi. Proprio del tempo, comunque è quello che con cui ci siamo interfacciati, quindi probabilmente è lui che ha il nostro pagamento. E dove ce l'hanno? Nei tunnel, quello che chiamano cappella, forse nella zona di Gaius. Ok, va bene. Un sacco di missioni secondarie, quindi Overkill. E poi dobbiamo indagare su questo affare più che scacciare la gente, semplicemente. Allora c'è la ragazzina Overkill. Poi c'è Severina. Là c'è il ponte. Andiamo a vedere cosa c'è da questa zona. Dice, quello è l'obiettivo di avere una fortezza se tutti possono entrarci. Lei vuole dare torto. Quella è la cassa che non si può raggiungere. Ah, ci sono i soldi, posso prendere quei soldi, grazie. Guardate questa cassa. Volevo rompere la cassa da dietro il sedere, però ho fatto lo stesso. Anche questi si possono prendere, giusto? Prendere tutto allora. Vedete, cioè nel senso possono bere la metà se c'è una guardia, e poi noi stiamo prendendo tutte le cose uguali. Abbiamo preso tutte le loro provviste di sempre, cioè sono in tre guardie, vabbè. Qui invece cosa c'è in questa nebbia oscura, foschia? Romanes e Unt Domus. Romani andate a casa. I romani sono estinti da mo', che cosa cavolo c'ha qui i romani? Ci fosse della roba là in mezzo al fiume. Proviamo a parlare con Severina, visto che qua. Una donna da sola, che poggia una lancia e fischietta. Inclina la testa per salutarti. Cosa sorvegli? Appartamenti. Cioè, insomma, sì. Cazzino. Dovrei passare di là. Sarei una guardia davvero schifosa se ti facessi passare. Va bene, vediamo se possiamo risolvere in altro modo. Qui non so neanche se dobbiamo andarcene là. Non ho capito se è là che tengono le cose. Però è Forkild, è quello che ci doveva pagare, no? C'è una donna di mezza età.
Benvenuti viaggiatori, se avete bisogno di provviste siete venuti nel posto giusto. La stessa dove posso trovare un uomo chiamato Theodore? Non conosco il nome di buona parte delle persone qui. Non sembra che usino i loro nomi di nascita una volta che si uniscono. Qual è il sospetto? Capelli rossi, barba fine, dovrebbe indossare una tunica gialla con un nastro blu. Ho sempre visto un ragazzo praticamente così. Penso che sia stato portato nelle celle. Perché non chiedere alla signora che le sorveglia? Non sembra che tu sia parte di questa comunità? Lo prendo come un complimento, no? Non sono un legionario o un seguitore, un seguace di Valerio. Ma nemmeno tu lo sai. È vero, almeno me e Mazzepis Megin Bjarnarsson. Piacere di conoscerti, Mazzepis Megin Bjarnarsson. Da dove vieni? Veniamo dallo Jutland, oltre al mare est. Vero? È a nord della Sassonia? È vero che avete dei giganti? Ancora più a nord, i giganti vivono nelle montagne, non abbiamo questi. Veramente? Wow, non posso immaginare come sia di vivere in un posto senza montagne. Ma siete in Inghilterra, non è che avete tutte queste montagne, cioè. Fammi vedere cosa state vendendo, sono in Galles qua, tipo. Come in Galles o in Inghilterra? Una reputazione decente, considero un prezzo onesto. Ok. Non vendono schiavi, vendono. Massimo ottiene dei valuable per del cibo, ma una razione ci dà 8 valuable. Vendessimo tipo 50 razioni. 400 valuable, beh dai, non è male come cosa comunque, dai. Sì, ci sta. A presto. Allora, quindi quella non ci serve a niente. Cos'è che c'è qua? Un'anfora. Ah, qui c'è ancora un altro luogo da depredare. Patrizia cerca di parlare con quella che guarda le prigioni. E vorrei vedere però se abbiamo qualcun altro con cui dobbiamo interfacciarci. Severina abbiamo già parlato. E Oporhild ci abbiamo parlato. Così ci rimane solo più Ignatius. Di sì, non vedo altri. No, Fabiano Pinto. Guarda, le scale sono molto più equipaggiati di quelli fuori dalle mura. Sono forti e alti, sono dei guerrieri allenati. Hail Romulus! Vai via, viaggiatore, questa cappella è solo per i legionari. Come si diventa legionari? Devi mostrarti degno. Valerio ti chiamerà. Quindi o ti porteranno alla cappella. Ah no, ti porteranno dove giurai di prestare servizio al santo. E come ti mostri degno? E devi chiederlo, allora non lo sai. Posso entrare nella. Aspetta, puoi chiedere al tuo capo di incontrarci qui? Assolutamente fuori questione, Valerio non è occupato con questioni importanti, non vorrà di essere disturbato da non legionari. Va bene. Però io non volevo andare di là, io volevo andare.
Scusa, è Ignatius con cui ho parlato. Barbari, sempre più barbari. Tanto Romolo ci preservi. Non vogliamo diventare legionari in realtà. Mi chiami barbaro, paesano. Conosco un barbaro quando ne vedo uno. Di che tipo sei tu, eh? Fitta? Gallo? Unno? Tutti di pesce, per cui magari non alemanno. Oh, non ti preoccupare, tanto sembrano tutti uguali. Vuoi aiutarci o no? Penso che con i problemi attuali devo accettare ogni aiuto che posso avere. Sai, Rea Silvia è andata persa, sai cosa vuol dire? Chi? Ho dimenticato con chi sto parlando. Tutti voi barbari dovreste sapere chi è. Che Rea Silvia ha il potere del sacramento del mondo con lei. Che cazzo stai dicendo? Insieme a Valerio è la persona più importante della nostra congrega. Sembra che qualcuno del suo vecchio clan sia intrufolato nel campo e l'ha portata via nella notte. Se puoi mostrarti degno di fronte al Santo Romolo, devi salvarla dai suoi rapitori. Se lo fai, chissà, magari ti condividerà il sacramento con te. Dimmi di più, cosa c'è da dire? Lei è lo stesso per Santo Romolo quello che è stata la Madre Maria per il Cristo. E lei il sacramento corre e apre vie per selvaggi ignoranti come voi per poter vedere la luce di Roma. Posso trovarla e se lo sapessi avrei raccolto i legionari e l'avrei liberata. Abbiamo seguito le tracce oltre le mura, ma poi le abbiamo perse. Va bene, va bene, va bene. Che ci danno delle grane da fare, da di cui occuparci. Allora, proviamo a parlare con Severina riguardo a Theodore. Allora, facciamo così. Allora, non voglio pregare lei per ora. Proviamo ad andare a vedere questi tizi sul ponte. Dove erano i tizi sul ponte? Adesso ho girato la camera perché sono tipo qua, ecco. Detto che erano scappate dalla gente sul ponte. Probabilmente sono quelli che hanno rapito sta Rea Silvia. Liberare una tizia da dei rapitori non mi sembra una cosa malvagia da fare. Non mi fido molto di questi legionari, ma neanche tanto il prete. Però questa mi sembra una cosa in cui non ci schieriamo troppo. Ah, quel pezzo non stanno bene con la testa, dice. Così, questo e poi chiudiamo l'episodio. Sono molto armati, ma non si stanno comportando come se fossero dei guerrieri addestrati. Sembrano controllare la strada e aspettare qualcosa. Ok, ti saluta. Oh, non sembra che tu appartieni a questa parte, cioè che tu sia di queste parti. Cosa stai cercando? Stai inseguendo alcune persone pericolose che sono scappate dalla nostra città. Penso che sono andati a cercare rifugio con gli adoratori di Satana nella vecchia fortezza. Fortunatamente sono arrivati qua prima di loro. Ah no, stavano cercando rifugio con gli adoratori di Satana nella vecchia fortezza. Quindi quei legionari sono quel culto che dice il tizio, immagino. Effettivamente sembrano un po' deviati dalla religione tradizionale, diciamo. Cosa li rende così pericolosi? Potresti dire che siano le loro idee. Si basano su credenze barbariche. Reminiscenze dell'epoca oscura prima che il Signore venisse in questa terra.
Forse possiamo aiutarvi a occuparci di quelle persone se ci restituite il favore. Di cosa avete bisogno di aiuto? Direi la seconda. Vescovo di Offerwick ci ha mandato qui per liberarci dei cultisti della vecchia fortezza. Sembra che potreste essere inclinati ad aiutarci. Sembra un win-win per noi. Saremmo contenti di darti una mano. Trova gli altri e occupati di loro. Torna qui quando hai fatto tutto e ti aiuteremo a sradicare questo culto. In pratica dobbiamo menare tutti i legionari là, cioè dobbiamo tirare giù tutta sta gente. Allora, dove sono andati però se qua? Allora, siamo nella parte giusta del po'. Ah no, dobbiamo interrompere il video di qua. Allora, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace qua sotto, un commento qua sotto, a iscrivervi qua sotto e quindi vi saluto. Buona giornata a tutti.